Nel mio frigorifero non manca mai, ma proprio mai, la pasta sfoglia. Mi ricordo ancora quanti di voi mi hanno scritto quando sul web ho pubblicato 3 dolcetti facili e veloci con la pasta sfoglia. A me capita spesso di prepararli, anche quando ho ospiti. Fidatevi, con quelli andate sempre sul sicuro. Per i dolcetti di pasta sfoglia ci serviranno perle rosette, una pasta sfoglia rettangolare, crema spalmabile alla nocciola, granella di nocciole. Per i mini diplomatici, 16 biscotti secchi, 500 g di crema pasticcera, un rotolo di pasta sfoglia rettangolare al kermes e zucchero a velo. Per i ventagli alla cannella, un rotolo di pasta sfoglia, cannella e zucchero. Partiamo dalle rosette, che si fanno davvero in un attimo. Dopo aver aperto il rotolo di pasta sfoglia, lo tagliamo a metà. Stendiamo in una metà la crema spalmabile alla nocciola. Ricopro con l'altra metà di sfoglia. E taglio delle strisce di un paio di centimetri. Potete farcire queste rosette con crema spalmabile a pistacchio oppure con una marmellata a piacere. Prendiamo ciascuna striscia, la rigiriamo su se stessa e ora la arrotoliamo per formare una spirale. Una volta formate tutte le roselline, le sistemo in una teglia con della carta forno sul fondo. Spennello le mie roselline con un po' di tuorlo d'uovo. Poi cospargo con granella di nocciola per un effetto croccante. Inforniamo il primo tipo dei nostri dolcetti e facciamolo cuocere a 180 gradi col forno ventilato per 20 minuti. Le rosette di sfoglia sono pronte, passiamo alla seconda idea. Partiamo anche questa volta dalla protagonista dei nostri dolcetti, la pasta sfoglia. Bagniamo la superficie con un po' d'acqua. Ricopriamo con lo zucchero. Una bella spolverata di cannella. Questi vengono buonissimi anche spolverati col cacao amaro. Faccio una prima piega di un paio di centimetri e spennello con l'acqua. Ricopro la piega con lo zucchero. Faccio un'altra piega, sempre di 2 centimetri, ancora acqua e zucchero. Vado avanti così fino ad arrivare a metà della sfoglia. A questo punto giro la sfoglia e procedo dall'altra parte alla stessa maniera. E zucchero. Ora faccio baciare i due rotolini, cioè li metto uno sopra l'altro. Taglio ogni ventaglietto allo spessore di 2 cm. Metto direttamente in teglia, poi in forno e faccio cuocere a 180 gradi col forno ventilato per 20 minuti. Quanto ci abbiamo messo? Lo stesso tempo degli altri, 2 minuti. Per i mini diplomatici partiamo già con la sfoglia sulla teglia, la bucherello tutta con una forchetta, così non si gonfierà in cottura, una bella spolverata di zucchero a velo, metto in forno a 180 gradi ventilato e faccio cuocere per 20 minuti. Tolgo la sfoglia dallo stampo e la taglio a metà. Sposto metà della sfoglia su un altro piatto così posso farcire e l'altra la tengo da parte. Ho messo la crema pasticcera in una sacca à poche e faccio il primo strato. L'allargo un pochino con un cucchiaio.
Ora inzuppo i biscotti secchi nell'Art Kermes e li sistemo sopra la crema. Secondo strato di crema pasticcera. Un'alternativa? Bagnate i biscotti nel caffè e utilizzate la crema al cioccolato. Chiudo con l'altra metà della sfoglia e faccio rassodare in frigorifero per un paio d'ore. Ho tagliato i mini diplomatici, ultimo tocco, zucchero a velo. Col tempo di un dolce ne abbiamo fatti tre. Ho l'imbarazzo della scelta. Andrei col ventaglietto. Questi sono una buona idea anche per comporre un bel cabaret. Li ho fatti in casa per voi. Partiamo dalle rosette. Tagliamo a metà la sfoglia, stendiamo su una parte la crema spalmabile alla nocciola, ricopriamo con l'altra metà di sfoglia e tagliamo delle strisce di un paio di centimetri. Rigiriamo ciascuna striscia su se stessa e arrotoliamola per formare una spirale. Sistemiamo tutte le roselline in una teglia, spennelliamole con tuorlo d'uovo e cospargiamo con granella di nocciole. Inforniamo e facciamo cuocere a 180 gradi in forno ventilato per 20 minuti. Per i ventagli, bagniamo con l'acqua la superficie della pasta sfoglia. Ricopriamo con lo zucchero e una spolverata di cannella. Formiamo una prima piega di 2 cm. Spennelliamo con l'acqua. Ricopriamo la striscia con lo zucchero. Formiamo pieghe bagnando e zuccherando fino ad arrivare a metà della sfoglia. Giriamola e ripetiamo il procedimento dall'altra parte. Uniamo i due rotolini mettendoli l'uno sopra l'altro. Tagliamo in piccole parti da 2 cm per formare i ventagli. Facciamo cuocere a 180 gradi con forno ventilato per 20 minuti. Per i mini diplomatici, bucherelliamo la pasta sfoglia e diamo una spolverata di zucchero a velo. Inforniamo e cuociamo a 180 gradi per 20 minuti. Tagliamo a metà la sfoglia e con l'aiuto di una sac à poche facciamola con la crema pasticcera. Inzuppiamo i biscotti secchi nell'Art Kermes e sistemiamoli sopra la crema. Copriamo con l'altra metà della sfoglia e facciamo raffreddare in frigorifero per 2 ore. Tagliamo i mini diplomatici e diamo una spolverata di zucchero al velo.